Il big toast, tutto quello che ci serve, prosciutto cotto, un po' di grana, due sottilette, quattro fettine di pancarré, tre uova, un pizzico di sale, un goccino di olio d'oliva, mezza tazzina di latte. Iniziamo subito a rompere le nostre uova. Le mettiamo in un piatto. Mettiamo un pizzico di sale, un po' di grana, la nostra mezza tazzina di latte e iniziamo subito a sbattere le nostre uova. Le sbattiamo per un minutino in modo da far amalgamare bene i nostri ingredienti. Possiamo mettere la padella sul fuoco con un filino di olio d'oliva. Questa volta non utilizzeremo il burro, ma un filo di olio d'oliva. Una volta che il formaggio si è sciolto, basta, possiamo andare subito in padella. Padella sul fuoco, mettiamo un goccino di olio d'oliva. Aspettiamo un attimino che si riscalda l'olio, ci vorranno pochi secondi. Le mettiamo il nostro uovo. Mettiamo le nostre quattro fettine di pancarré, facciamo aderire bene, aspettiamo un attimino che si asciuga un pochettino l'uovo, lavoriamo con una fiamma media, mi raccomando. Ogni tanto diamo qualche colpetto alla nostra padella per avere la sicurezza che la nostra frittatina non attacchi, ma non dovrebbe. Prendiamo un piatto, appoggiamo il nostro piatto, giriamo la nostra frittata. Mettiamo le nostre sottilette. Mettiamo il nostro prosciutto cotto. Giriamo il nostro toast.
chiudiamo ancora il nostro toast, lo lasciamo tostare sia da una parte che dall'altro. E qui, piatto ficco, piatto ricco, mi ci ficco. Ne abbiamo inventato un'altra qua, piatto ficco a questa di piatto ricco. E vabbè, dai, bisogna anche scherzare, ci passa molto meglio il nostro tempo. Un bel pezzettino di Scottex, dei fazzolettini e il nostro maxi toast è pronto. Grazie mille a tutti e buon appetito. Qui veramente c'è da divertirsi. Grazie mille a tutti e buona serata.